Il tempo del neonato e il nostro tempo sono pressoché inconciliabili. Il tempo del neonato è di una lentezza prossima all'immobilità, perché lui vive nell'adesso, nel qui e ora. Il nostro tempo invece è di un'agitazione prossima alla frenesia. Siamo sempre prima, nel passato, nei nostri ricordi, e dopo, nel futuro, nei nostri progetti. Noi come adulti nell'adesso non siamo mai. Quindi per incontrare il neonato occorre uscire dal nostro tempo, dall'abitudine, dal gusto tutto personale del suo scorrere, della sua durata precipitosa. Ma ciò ci appare impossibile. Come uscire dal tempo, da questo flusso furioso? È molto semplice. Occorre essere lì, come non ci fosse più un futuro, come non ci fosse più un dopo. L'idea che un altro appuntamento ci aspetta falsa tutto. Occorre essere lì come la fine dei tempi, perché è la fine dei tempi, perché ne è l'inizio. Ma come far incontrare lo zero con l'infinito? Tramite un'attenzione appassionata. L'osservatore scopre così il neonato che di fatto non ha mai visto. Ne è così stupito che dimentica tutto, compreso se stesso, scompare, non c'è più nessun osservatore. Non resta altro che il bambino che gli sta contemplando così com'è. Si lascia invadere da lui, senza termini di riferimento, senza pregiudizi, in tutta innocenza, in piena novità. Diventa lui. L'osservatore, senza saperlo, è uscito dal tempo. Insieme col bambino è sulla soglia dell'eternità. Inseguendo le conoscenze, ogni giorno se ne sa di più. Sulla strada del sapere, ogni giorno si scoprono le virtù dell'immobilità. Si finisce per non più volere ad ogni costo fare. Ed è allora che avvengono le cose. Sì. E non turbando nulla, che da sé tutto trova il suo posto e che tutto si compie.
senso.